Ciao a tutti ragazzi, come state? Spero tutto bene. Allora, delusione, grande delusione, perché un conto è dire vabbè, non siamo in Champions, un conto è che le altre giochino e noi siamo costretti a guardare. Piccolo spunto sulle due partite di ieri. Su Provedel vorrei parlare del taglio che ho fatto ad attaccare l'area di rigore. Già è incredibile che segni il portiere, ma uno stacco del genere e una preparazione del genere, quel movimento lì è da far vedere e da far studiare nelle scuole calcio, perché ha fatto veramente qualcosa di allucinante. Tra l'altro, da quanto ho capito, Provedel è recidivo, perché non era il primo gol che segnava da portiere. Poi farlo in Champions all'esordio, minuto 94, contro una squadra come Atletico Madrid, è da sogno e non riesco veramente a capire come abbia mantenuto quel sangue freddo e come non sia riuscito nemmeno ad esultare come un matto. Io probabilmente sarei stato da ricovero, mi avrebbero fatto su col cucchiaino e buttato direttamente nell'umido per un'emozione del genere. Però bravo, bravissimo lui, sia per la reazione ma soprattutto per il gesto tecnico, perché è tanta roba. E poi il Milan. Milan che secondo me ha deluso un pochettino le aspettative. Dopo il derby serviva una botta di adrenalina importante per il Milan, un po' come è stato il gol di Provedel. Milan che crea tante occasioni da gol ma che non riesce a finalizzare, alla fine si porta a casa uno 0-0 contro il Newcastle, che è già un risultato pericoloso perché il loro girone è pericoloso. Sappiamo bene che il Milan ha un girone di ferro, forse il più difficile della Champions League 23-24, e quindi ora servirà un vero e proprio miracolo, non si possa lasciare punti per strada, a maggior ragione contro il Newcastle che ha fatto una partita di questo tipo. E quindi io già inizio a vedere un po' di giudizi nei confronti del Milan che sono definitivi, ma come vedo dei giudizi che sono definitivi già nei confronti della Juve, è proprio perché voglio mischiare questi due argomenti, cioè Champions League e il mood, il momento e quella che è la prospettiva. Voglio cercare di immaginare cosa potrebbe accadere nel prossimo futuro per la Juventus, dando un'occhiata al calendario e soprattutto alla suddivisione delle partite. Perché? Perché voglio tornare indietro, riavvolgo il nastro, vado allo scorso anno. Juventus-Sassuolo 3-0, la prima partita di campionato. Vinciamo 3-0, esattamente come quest'anno. Di Maria fa un partitone, c'è entusiasmo e si spera che l'anno prima possa essere soltanto un lontano ricordo. Seconda partita del campionato, Sampdoria 0, Juventus 0, una delle più brutte partite di cui io abbia memoria negli anni recenti, perché quella lì è stata veramente brutta, un pareggio a reti bianche contro una squadra che è retrocessa d'ufficio praticamente. E poi abbiamo Juventus-Roma 1-1, una partita nella quale la Juve mi piace anche per alcuni momenti, quel gol strepitoso di Dusan Vlahovic su calcio di punizione, quel gol annullato a Locatelli. Poi la Juve che nel secondo tempo crolla e non riesce ad azzannare la Roma, non riesce a dare continuità di rendimento. E poi Juventus Spezia 2-0 con Vlahovic e Milik che vanno a timbrare il cartellino e fanno volare la Juventus con 8 punti, perché comunque quei due punti lasciati a Marassi bruciano e quei due punti lasciati contro la Roma iniziano già a essere 4. 6 gol fatti, un gol subito, e la Juventus che inizia il campionato non in maniera tragica come l'anno prima dove avevi perso 1-0 in casa con l'Empoli, ma nemmeno in maniera superlativa. Ora faccio un recap: negli ultimi 3 anni la prima partita in casa del campionato non l'hai mai vinta, perché perdi in casa con l'Empoli 1-0, ricorderete, io ero allo stadio quella partita, è stata la prima partita senza Cristiano Ronaldo, è stata una partita tragica. Poi l'anno scorso, non è vero, c'è Juve Sassuolo, stavo ragionando su Juve Roma 1-1, non è vero, quella lì l'hai vinta. E poi quest'anno invece col Bologna hai fatto 1-1 e hai lasciato quei due punti per strada. Cancellate quello che avevo detto, non avevo calcolato Juve Sassuolo in casa, mi ero già immaginato Juve Roma. Comunque la Juventus che fa 6 gol fatti, un gol subito e porta a casa 8 punti. E poi cosa succede? Che le tre partite successive invece sono di cattivo auspicio per la Juve in Serie A, perché c'è Fiorentina-Juventus 1-1, una Juve che parte molto bene nei primi minuti, fa anche un gol meraviglioso, perché il gol che facciamo l'anno scorso a Firenze è veramente molto molto bello proprio per costruzione, e poi basta poi crolliamo definitivamente. La Fiorentina ci fa gol, c'è addirittura un calcio di rigore parato mi pare da Perin che ci tiene vivi sul finire del primo tempo, ma la Juve poi non riesce a trovare la zampata, non riesce a riattivare la corrente e si porta a casa un 1-1 a Firenze. Dopo quella partita ci sarà l'esordio stagionale in Champions League, ma ci arriviamo dopo, perché le due successive in Serie A sono Juventus-Salernitana 2-2,
partita nella quale è successo quello che è successo, lo sappiamo bene, non è da star qui a ribadirlo, ma nel primo tempo l'approccio della Juve è brutto, molto molto brutto, e la Salernitana va avanti per 2-0. Dopodiché la Juve trova quelle energie nervose che mi ricordano un pochettino la partita col Bologna, se proprio devo essere onesto, in cui la Juve si butta in avanti, in cui la Juve alza il baricentro, in cui la Juve crea delle occasioni da gol con dei cross senza mai però essere ordinata, senza mai avere una trama ben definita. Dopo addirittura Juventus si era trovato il gol del 3-2 che non è stato convalidato. E dopo quella partita lì c'è Monza 1, Juventus 0. Quindi, ricapitolando, queste ultime tre partite di Serie A giocate l'anno scorso, 3 gol fatti, facciamo 4, 3 gol subiti e 2 punti, anche se, anche qui, ripeto, non dovevano essere 2, dovevano essercene 2 in più, e quindi 4, però quello è un altro discorso. Comunque, un rullino di marcia non soddisfacente per quella che è la Juventus. Dicevo, in mezzo la Champions League, è per quello che vi dico, secondo me la Juventus quest'anno può fare meglio senza Champions, devi prenderla come un'opportunità, perché la Champions ti porta via energie fisiche e nervose. Basti pensare che dopo Fiorentina-Juventus 1-1, nella quale la Juve dopo nelle prime 5 giornate aveva collezionato 9 punti, un po' poco per quelle che dovevano essere le ambizioni della Juventus, PSG-Juve 2-1 per il PSG e Juve-Benfica 1-2 per il Benfica. 2 gol fatti, 4 gol subiti, 0 punti, e da qui inizia quel girone horror che poi terminerà con l'eliminazione della Juve con soltanto 3 punti conquistati contro il Maccabi in casa, vittoria per 3-1, con addirittura sconfitta in casa loro in trasferta, squadra che non vinceva da 20 anni. Perché questo recap dell'orrore? Per farvi capire che anche l'anno scorso avevamo iniziato in un certo modo, con una vittoria per 3-0 con il Sassuolo, per poi andare in calando. È ovvio che confrontando l'avvio dell'anno scorso nelle prime 4 con l'avvio di quest'anno io ho tutte altre sensazioni, devo dirvi la verità, devo essere onesto, perché la Juventus vince 3-0 con l'Udinese, fa 1-1 con il Bologna, lo dicevamo prima, fa 2-0 con l'Empoli e poi vince per 3-1 in casa con la Lazio. Se devo dire la verità, il calendario è anche abbastanza simile tra l'anno scorso e quest'anno, perché c'è una big, tra virgolette, comunque una squadra che lotta per la qualificazione Champions, l'anno scorso la Roma, quest'anno la Lazio. L'Udinese, il Sassuolo, si vince 3-0 l'esordio, e poi c'è l'Empoli e il Bologna, che se vogliamo possiamo paragonare con lo Spezia e la Sampdoria. Non è un parallelismo 1-1, però possiamo quasi prenderlo in considerazione. Però la Juventus qua migliora gli score, perché è vero che subisce un gol in più, 2 gol subiti quest'anno e 1 l'anno scorso, però segna anche di più, 9 gol fatti, 10 punti, quindi rendimento migliore dal punto di vista offensivo e rendimento migliore dal punto di vista dei punti conquistati, posizione in classifica di più alto livello, perché stiamo parlando appunto del secondo posto, però, perché secondo me quest'anno la Juve è partita decisamente meglio, lasciamo stare i punti, lasciamo stare i gol fatti, io ho visto un atteggiamento differente nel voler conquistare la vittoria tramite qualcos'altro. Poi è ovvio che dare dei giudizi definitivi alla quarta giornata di campionato è stupido, sarebbe veramente stupido, e ve l'ho appunto dimostrato facendovi vedere che poi la Juventus aveva poi 2 punti in meno l'anno scorso a questo punto del campionato, ma nelle 3 partite successive poi ha fatto 3 punti, e quindi non va bene, anzi 2 punti, e quindi assolutamente non va bene. Io guardo le prossime 3 partite della Juve e dico, va bene, Sassuolo-Juve, il Sassuolo è una posizione di classifica delicata, molto delicata. Negli ultimi anni a Reggio Emilia ci hanno dato abbastanza il filo da torcere, l'anno scorso abbiamo addirittura perso per 1-0. Quindi già questa vedrò di non prenderla al 100% come una vittoria, di prenderla già con le pinze, soprattutto perché in questo momento, dopo una bella vittoria come quella con la Lazio, il rischio di andare avanti con la testa c'è, è un rischio abbastanza elevato, e non bisogna sottovalutare le squadre, perché quest'anno abbiamo un solo impegno a settimana e sottovalutare le squadre sarebbe veramente una follia. Dopodiché c'è Juve-Lecce, e attenzione, Juve-Lecce, perché avete visto la classifica, per quello che vi dico inutile dare dei giudizi definitivi dopo 4 giornate, Lecce non è una squadra Champions League, assolutamente, e dopo il Sassuolo noi abbiamo appunto in casa il Lecce. Dopodiché abbiamo l'Atalanta a ottobre, inizio ottobre, quindi per farvi capire un attimino le prossime 3 partite, Sassuolo, Lecce, Atalanta, sulla carta, guardando la classifica banale, soltanto la classifica, l'unica più abbordabile è quella con Sassuolo, e quella con Lecce, Atalanta sono partite che potrebbero dare del filo da torcere.
ma storicamente il Sassuolo è una squadra che ci fa arrabbiare. Quindi attenzione a non sottovalutare le prossime tre partite, ma soprattutto attenzione a non sottovalutare il fatto che giochiamo solo una volta a settimana, perché io ho guardato il calendario e dopo queste abbiamo Torino, Milan, Fiorentina, Inter, Napoli e Roma nelle prossime 11 partite che ci porteranno all'ultima giornata di Serie A giocata nel 2023, quindi a fine dicembre, mi pare il 23 di dicembre, con la Roma, per poi concludere il girone d'andata il 7 di gennaio con la Salernitana. Quindi le 19 partite diventano 18 nel 2023 e quindi nelle prossime 11 più 3, 14 abbiamo l'Atalanta, il Torino, il Milan, la Fiorentina, l'Inter, il Napoli e la Roma. Qual è la morale? Qual è la morale? Che la classifica di oggi è bella, indubbiamente, perché siamo a due punti dal primo posto e quindi non può fare altro che essere una bella, bellissima classifica. Però c'è anche da dire che ne so, guardo le squadre come il Milan, che sono dietro di noi, che hanno perso il derby, che non hanno magari nemmeno vinto in Champions, che in questo momento hanno un mood negativo, però guardo anche il calendario, loro hanno già giocato con l'Inter, ed è facile perdere i punti con l'Inter, è assolutamente legittimo, e già giocato con la Roma. È stato un calendario comunque più complicato quello del Milan rispetto a quello della Juve. Quindi dare dei giudizi definitivi dopo quattro giornate credo che sia oltremodo eccessivo. Credo che intorno alle 10, 11, 12 giornate si potrà iniziare a avere un quadro più chiaro della situazione, che è un po' quello che vi dicevo qualche settimana fa quando vi dicevo io leggo già delle persone che vorrebbero esonerare Allegri, io non avrei iniziato la stagione con Allegri, ma nel momento in cui le inizi non puoi assolutamente chiedere l'esonero dopo due giornate, devi arrivare almeno alla decima giornata per avere un quadro più chiaro della situazione, che è quello che vi sto dicendo anche ora. Quindi occhio a pensare che la Juventus sia definitivamente uscita dalla crisi che l'attanaglia da due anni a questa parte, perché non è così. È giusto evidenziare, sottolineare che ci sono delle cose nuove rispetto agli altri anni e che seguendo queste cose nuove si potrà andare a migliorare il rendimento, la prestazione e il risultato, è giustissimo. Ma pensare che in questo momento sia tutto risolto, tutto finito, che la Juventus sarà una squadra, perché io leggo già persone che adesso la Juventus la mettono tra le favorite al campionato, ma attenzione ragazzi, che il Napoli è in difficoltà, può uscirne, non uscirne, secondo me farà molta fatica, ma attenzione, che il Milan, che ormai dopo il 5-1 del derby e lo 0-0 ieri sera tutti hanno tolto dall'equazione, è una squadra insidiosa, molto insidiosa, perché noi non siamo guariti, anche perché fino a che le cose vanno tutto bene, e adesso tutto sommato le cose stanno andando bene, è un conto, ve lo dicevo anche ieri, quando ci sarà da iniziare a mettere insieme dei momenti complicati come sono arrivati l'anno scorso proprio dalla quinta giornata in avanti, allora è un altro. Poi l'anno scorso dopo la quinta hai giocato la Champions e le prime due di Champions sono state due sconfitte che ti hanno tagliato le gambe e il morale. Quest'anno non ce le hai e quindi dovrai dedicare il 100% del tuo impegno a un calendario che, come vi ho fatto vedere, nelle prossime settimane inizia a essere tosto, ma già dalle prossime tre, Sassuolo, Lecce e Atalanta, non sono partite scontate, non diamole per scontate e non pensiamo che la Juve sia guarita, pensiamo che la Juventus sta lavorando in una maniera differente per cercare di uscire da quel tunnel brutto degli ultimi due anni in cui non si è fatto assolutamente bene.